Buongiorno e benvenuti a Sophie Land. Se siete nuovi qua, io mi chiamo Sofia e se siete delle fiamme già da tanto tempo, ecco, bentornate fiamme, è bellissimo rivedervi. Oggi abbiamo una super mega challenge da fare, un salto indietro con l'arrivo in ciabatta. Eccolo qui, Sofia. Andremo allo Zero Gravity. Se avete visto il video di settimana scorsa sapete benissimo cos'è lo Zero Gravity. Faccio anche degli eventi con voi allo Zero Gravity. Iscrivetevi subito se non l'avete già fatto. Ci sono dei posti limitatissimi e pochi già rimangono. Perciò livello 1, salto indietro con l'arrivo in ciabatta. Livello 2, salto indietro con l'arrivo nei tacchi. Scherzavo, non c'è livello 2. Ci vediamo in palestra, fiamme. What? Ma... quanti erano? Quanti salti erano? Was that three? Was that three? Erano due. Secondo me erano tre comunque. Con uno stallo. What the crap was that? Ma che cavolo era? What the... Ci sono delle fiamme. Mi vengono le rap, tipo, e quindi le metto sempre nei video. Tipo oggi era message of the day is to not forget to play. Because what was the rest of the rap? Oh, it was a good poem. What was the rest of the poem? Message of the day, don't forget to play. Oh, I remember it was that's what makes us want to stay when the skies are gray. Ma capito? Più o meno. Wait, la capo sarebbe message of the day, don't forget to play, cause that's what makes us want to stay when the skies are gray. Thank you very much. Oggi ragazzi sono qui con mio amico Momo. Ciao. Lui è un parkour professional. Tante cose si è insegnato da solo, ma da autodidatta per parkour. Ragazzi, è un matto, vi avviso, ok? Settimana prossima ci sarà un altro video ancora dove facciamo ginnasta versus parkour e vedrete la differenza in tecnica. Vincerò io. No. Commentate sotto secondo voi però chi farà il salto indietro arrivando con i piedi nelle scarpe. Bellissime ciabatte. Grazie mille. Purtroppo non ce li ho, tipo non rosa per te, ma... Bene, apprezzo. Grazie. Oggi sei in Sophie Land, quindi è così. Non dimenticatevi di andare a seguire Momma sui social, posta dei video pazzeschi su Instagram. E se qualcuno di voi riesce a fare questa challenge, non dimenticate di taggarmi, così vi riposto sulle mie stories Instagram. Partiamo! Facciamo un riscaldamento del salto indietro. Facciamo una prova. Tu hai bisogno di riscaldamento anche? Riscaldarmi. Ok. It's go time. Secondo te li vediamo mentre saltiamo? Però sono rosa. Vero. Sono rosa. C'è un bel stacco dalla pedana. Non so quanto è lungo il mio salto indietro. Davvero?
è che ne è entrato liscio liscio. No, no dai, mamma. Oh. Ha provato a toglierli in aria. Mi sono preso il filato. Hai vinto la sfida. Ho vinto io. Ma non la battaglia, non la guerra. Giusto. La prossima vinco io. Provo quello che ha fatto lui togliendo le ciabatte mentre è in aria. Ma io non capisco come l'ha fatto, perché io tengo le braccia qua sotto e non davanti quando faccio salto indietro. Quindi sarà un disastro, vi avviso. Ciao. Difficilissimo, perché non puoi usare le braccia, non puoi tirare con le braccia. Your arms. Ma quanto va in alto lui? Oh, ce l'ha quasi. Uno l'hai preso stavolta? L'ho toccato. Ha toccato in modo schifo. Oh. Ciao mamma, grazie mille, sei super talentuoso, bravissimo. E adesso andiamo avanti a registrare la prossima sfida, che uscirà domenica prossima. E che vincerò io a sto giro. Vediamo. Hai qualche consiglio per un ragazzo o un ragazzo che sta cominciando a imparare parkour? Di andare a fare qualche corso. Safety first, no? Safety first. Sicurezza. Iniziare in sicurezza. Iniziare in sicurezza. Quindi non saltando tipo sul cemento come fanno nei video su YouTube. Non subito. Ok. Non subito. Meglio avere un insegnante accanto. Bravo, grazie mamma. Andate a seguirlo tutti! XOXO, al prossimo video. Vuoi dire l'altro? Devi l'altro. Dire che il fuoco sia dentro di voi. Che il fuoco sia dentro di voi. Bravo! Sì! Ciao! Nuova challenge, metti sulle ciabatte mentre sei in aria. Oh, ci sei!